Nei giorni scorsi il quartiere generale della NATO ha ospitato i ministri degli esteri dei paesi membri, compreso Antony Blinken, il segretario di Stato recentemente nominato dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il segretario di Stato ha rassicurato gli alleati, quindi superando la fase dell'era Trump, puntando tutto sulla rivitalizzazione dell'alleanza. Come solitamente accade a margine di questi incontri, si sono svolti una serie di bilaterali con gli altri ministri degli esteri e Blinken ha incontrato anche la sua controparte turca, Mevlüt Çavuşoğlu. La Turchia infatti torna ad essere centro focale dell'interesse dei membri dell'Alleanza Nord-Atlantica e con il segretario di Stato si è discusso del sistema missilistico S-400 acquistato dalla Russia, ma anche di una serie di azioni per contenere il terrorismo e in particolare da parte turca quella che è la principale preoccupazione per Ankara, ovvero il PKK curdo, ma anche l'organizzazione denominata FETÖ, quella appunto di Fethullah Gülen. C'è un'ombra sulle relazioni con gli Stati Uniti. Infatti, a quanto pare, Biden sarebbe pronto a riconoscere il genocidio degli armeni, atto che causerebbe gravi frizioni tra i due paesi. E se con l'Europa sembra che le relazioni siano ritornate sui corretti binari, anche all'indomani dell'incontro tra Çavuşoğlu e Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, da registrare nuove tensioni con la Francia di Emmanuel Macron. Infatti, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi, il presidente francese ha lamentato l'ipotesi di interferenze politiche di Ankara nelle elezioni presidenziali del 2022. Non voglio tornare a relazioni pacifiche se sono in atto questo tipo di manovre, ha proprio affermato Macron. Parole pesanti che si ricollegherebbero alle presunte azioni turche nei confronti di Angela Merkel nel corso delle elezioni del 2017. Comunque sia, la Turchia rimane un player fondamentale nelle relazioni internazionali, in particolare a livello regionale. Una delle crisi che l'Unione Europea ha dovuto affrontare con la Turchia, ad esempio, è quella relativa alle esplorazioni di gas nel Mediterraneo orientale. Per contrastare l'azione di Ankara, numerosi paesi, compresa l'Italia, hanno fondato l'East Mediterranean Gas Forum. Qualche settimana fa il ministro dell'energia di Israele, paese membro dell'East Mediterranean Gas Forum, ha parlato di un possibile allargamento dell'organizzazione anche alla Turchia. È sicuramente il dialogo la strada da perseguire con Ankara, ma evidentemente sono ancora necessari numerosi chiarimenti su diverse questioni.